Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Buonasera, benvenuto Lorenzo Dellai, presidente della provincia autonoma di Trento buonasera. e animatore del progetto, diciamo, centrista. E buonasera a Milano a Paolo Ferrero, segretario di rifondazione comunista. Comincio buonasera. con lei, Ferrero. Buonasera, senta, lei anche poco fa ha detto che Mario Monti è un fattore di corruzione della democrazia. E lo ha invitato a tornare a fare lo speculatore di Goldman Sachs. Insomma, meglio, di Berlusconi, meglio Berlusconi di Monti? Ma io spero che in Italia non si debba sempre scegliere tra la padella e la brace, cioè se la scelta è solo tra Berlusconi e Monti, possiamo anche emigrare. Il punto che vedo io è questo: che Monti si è presentato come il salvatore della patria, e a distanza di mesi tutte le misure economiche che ha messo in campo hanno aggravato la crisi per cui la recessione è molto più pesante, la disoccupazione è aumentata e l'approvazione del fiscal compact fatta insieme, ahimè, da Partito Democratico, Udc e PDL prevede che per 20 anni bisognerà continuare a tagliare 45 miliardi di euro. Un disastro. Cioè l'idea che c'è la recessione per i prossimi 20 anni. Io penso che queste politiche siano sbagliate, in tutta Europa i popoli europei si stanno ribellando contro queste politiche, penso che anche in Italia bisognerebbe almeno cominciare a discuterne, cioè far sapere alla gente quello che stanno decidendo e dire forse c'è anche un'altra strada rispetto a alla recessione per i prossimi, per i prossimi oh, anni. Eh, Lorenzo Dellai, allora dice Ferrero l'idea della recessione, la recessione però sono dati di fatto, sono numeri. Ma eh, Monti eh, che appunto sta cercando, bene o male, adesso questo non sono certo io qui a, a giudicarlo, intanto secondo lei sta lavorando bene? No, guardi, io penso che non si può giudicare il governo Monti se non si giudica la situazione dalla quale è nato. Eravamo in una situazione drammatica dal punto di vista non solo economico e finanziario, ma anche direi politico. È naufragato un intero ciclo della vita politica italiana. Eh, ci si è aggrappati a questa idea di un governo di larghe intese guidato da Monti e a me pare di poter dire che il presidente Monti sta facendo in questa fase ciò che è possibile fare. Certamente eh, nessuno pensa che per il futuro non serva anche la politica, magari poi ne parleremo. Se eh no, parliamone subito no? perché una delle critiche più forti. Eh... Che vengono fatte a Mario Monti, no? al fatto che ci vogliono delle elezioni in cui chiunque voglia guarda. governare sia legittimato da un voto popolare. Lei, tra l'altro, siccome un sostenitore di un cosiddetto Monti bis. Ma guardi, io penso che dopo questo governo la politica e la tecnica non potranno più essere scisse, bisogna ricomporle. La politica che vuol dire il progetto, che vuol dire la speranza per il futuro, che vuol dire anche la motivazione delle persone, delle comunità, insieme anche il realismo dei conti, il realismo delle misure anche di rigore. Certamente a livello europeo siamo tutti molto preoccupati, ma quello che posso dire è che il Presidente Monti sta cercando, mi pare, a livello europeo, proprio di unire la visione strettamente finanziaria dei conti pubblici con delle misure di crescita e di sviluppo. Facile a dirsi, ma naturalmente molto difficile poi essere. Uh, Ferrero non è molto, molto poco d'accordo con lei. Ferrero. Però no, non è che Ferrero che è poco d'accordo. Lo, lo vede anche un bambino che le politiche fatte dal governo Monti stanno aggravando la crisi e producendo disoccupazione, non sviluppo, ma per un motivo banale. Oggi la crisi è dovuta al fatto che c'è molta parte della popolazione che non arriva a fine del mese con lo stipendio e con la pensione. I, di Monti, i provvedimenti di Monti hanno aggravato questa situazione, la gente ha sempre meno soldi in tasca. Parlo della, della, della metà del popolo, insomma. Allora questi provvedimenti aggravano la situazione e non è vero che non si poteva fare altro. Perché Ferrero, una tassa Ferrero, sul la posso, grande... la posso scusi, interrompere solo un secondo, Prego. siccome. Abbiamo visto poco fa nel telegiornale l'ultimo dei tanti sondaggi che vengono fatti in questi giorni, eh, dal quale risulta che Monti è in assoluto il leader più popolare oggi certo. in Italia. Quindi sono un po' masochisti, autolesionisti gli italiani? No, gli italiani sono spaventati e sono in una condizione in cui si sentono ripetere a reti unificate che eravamo sull'orlo del disastro che c'è una strada sola per uscirne e che se non facciamo quella strada ritorniamo sull'orlo del disastro. Questo è il referendum. Secondo di lei tutti eravamo sull'orlo io... del disastro o no? O Tutto sommato andavamo no. bene come andavamo? No, 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 no. Guardi, io quando il governo, Monti, quando il governo Berlusconi se n'è andato ho bevuto e brindato perché penso che fosse un disastro. No, no, ma eh, a prescindere questo... da Berlusconi, no? qui parliamo di un Paese, della sua situazione Perfetto. economica. Sì, la situazione economica dell'Italia è la seconda potenza più industrializzata d'Europa ed è la settima potenza più industrializzata del mondo. Il problema che si è trovato davanti all'Italia, che è quello della speculazione, è dovuta unicamente al modo in cui funziona la Banca Centrale Europea che in questi mesi ha trovato mille miliardi di euro per le banche mentre strozza gli stati a cui non dà i soldi. Questa è l'origine della speculazione, non c'entra niente. L'articolo 18, le pensioni e avanti. Il problema è che siamo nell'unico posto nell'universo, perché gli altri le altre nazioni del mondo non funzionano così né, né, negli Stati Uniti, nell'Inghilterra né, né, né altre. Eh, siamo l'unico posto nel mondo in cui chi stampa i soldi li presta alle banche private e non allo Stato eh, questo è il problema, Presidente non del... di farle stangate come sta facendo Monti Presidente, questo è questo il problema? Ma guardi, con tutto il rispetto mi pare una ricostruzione un po' caricaturale della situazione, io penso che quando un paese ha 2000 miliardi di debito pubblico e sul suo bilancio ha più di 100 miliardi all'anno di oneri per questo debito Deve Sono porsi tanti. seriamente il tema del riordino finanziario. Lo dico essendo Presidente di un'autonomia che eh, fa i conti con queste politiche di forte rigore finanziario, ma questa è la premessa per poter avere un ruolo forte dell'ente pubblico anche per le politiche di sviluppo. Io penso poi che vengano a maturazione dei nodi che erano storici del nostro Paese, la difficoltà a competere, la difficoltà poi anche a far funzionare alcuni comparti importanti della vita collettiva. Io credo che le politiche di emergenza sono sempre politiche che creano problemi. Il vero problema ma però, scusi, adesso è capire come andare avanti. Ecco, Ma È vero, no? come dice Ferrero, che la Banca Centrale Europea ha prestato guarda, alle banche all'1%, le banche non, a loro volta non hanno elargito prestiti, eh, fatto crediti alle questo, piccole e medie guarda, imprese. È, è abbastanza facile in questo momento, credo, attaccare le banche e anch'io ho le mie riserve sulla politica delle banche, però devo anche dire. Che se le banche eh, non riescono ad avere una loro alimentazione finanziaria a sostegno delle imprese, la situazione diventa drammatica. Dunque, non, so. non è vero che si pensi solo alle banche o non si pensi alle banche. Io penso che è tutto l'intero sistema finanziario, pubblico e privato che ha bisogno oggi di guardare al futuro con maggiore serietà e serenità. Ferrero: eh, po po Posso? Però dell'Ai, qua il problema non è che si pensa alle banche così le banche prestano i soldi alle imprese. Qui siamo nella follia che si danno i soldi alle banche e quelli le usano per coprire i buchi che hanno fatto con la speculazione. Alle imprese non danno nemmeno un euro, così come i commercianti o gli artigiani sono strozzati dalle banche. Il problema, la, cosa, la vera follia, è che qui stiamo usando i soldi delle tasse dei cittadini per salvare gli speculatori. L'ultima è quella delle banche spagnole, dei. Non so se saranno 50-60 miliardi di euro che verranno dati per coprire i buchi delle banche spagnole. Il 19% lo mette il governo italiano, cioè il governo italiano metterà 10-12 miliardi di euro presi dalle tasche dei cittadini, da chi paga le tasse, e si userà per coprire i buchi degli speculatori. Questo che cos'è se non è? Un favore agli speculatori che prende, si prendono i soldi dai pensionati, dalle casalinghe, da, da, dai lavoratori, dagli operai e si danno alle banche. Questa è la cosa che contesto. Ma e questo è il problema. Mi pare che sia, francamente, una visione, ripeto, molto caricaturale. Io penso Ma che, che i cittadini è, i così non è così. i lavoratori e gli imprenditori hanno già abbastanza problemi in questa fase. Credo che la politica dovrebbe anziché agitare spauracchi, indicare delle soluzioni. Non c'è ah, alternativa, alternativa ad una politica che unisca il rigore alle nuove prospettive di crescita. Io penso che su questo le proposte politiche devono confrontarsi, non sull'agitare sull dei fantasmi. Già ce ne sono abbastanza in giro per l'Europa di fantasmi, penso che bisogna fare discorsi molto no. seri e molto pacati. No, però mi scusi Dell'Ai, Insisto perché io stasera, prima di venire qui, ho fatto un dibattito con Giulio Tremonti e Stefano Fassina, quindi diciamo due che di economia qualcosa ne capiscono e abbiamo presentato un mio libro sull'economia. Su questa tesi nessuno ha avuto da ridire perché. Perché è vero che, tragicamente, si sta facendo una politica di tagli sulla sanità, sulle pensioni, sui diritti dei lavoratori e, nello stesso tempo, si sdanno soldi pubblici alle banche. Io penso che questa sia una follia. Perché questo è un trasferimento di risorse dagli strati più deboli della popolazione verso la finanza eh, In effetti, Guarda... uh, Hollande nella sua campagna elettorale, quando poi effettivamente è diventato, è stato eletto presidente francese. Ha detto che il nemico numero uno erano le banche. Dall'altra parte bisogna anche ricordare che se oggi vengono salvate le banche spagnole, eh, vengono automaticamente sbagliate molte altre banche europee, italiane, tedesche, no? perché Ma, sono collegate tra loro. Eh, la, la mia storia, la mia estrazione, la mia filosofia, eh, stranamente mi porta a, 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 ad apparire quello che difende le banche. Eh, io sono solo un po' realista e dico che primo non si può costruire futuro sul debito che lasciamo alle nuove generazioni e questo è il motivo per il quale in tutta Europa c'è una fase difficilissima della finanza pubblica. In secondo luogo, non possiamo vedere le banche come il nemico. Le banche credo che vadano inserite in una strategia di forte direzione da parte delle istituzioni. Ma certamente noi dobbiamo chiamare a raccolta tutte le energie della società, comprese le energie finanziarie. Senta Ferrero Oggi Monti ha detto che il vero fronte politico non è più tra destra e sinistra, ma tra chi paga le tasse e chi no. Su questo punto probabilmente sarete d'accordo, lei, e il Presidente dell'AI, o no? No, io penso che sia giusto che la gente paghi le tasse e che vanno. Eh, va fatta la lotta all'evasione fiscale. Questo non vuol dire che non esiste più la destra e la sinistra, eh, e in questo c'entra anche col debito pubblico. Eh, Dell'AI dice che abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico, dovrebbe anche dire che abbiamo 8.500 miliardi di risparmio privato e che più della metà di questi 8.500 sono, nel mano, sono in mano del 10% più ricco delle famiglie italiane. A me è venuto un sospetto che in questi anni il 100 miliardi circa di evasione fiscale e tutti gli altri di elusione abbiano prodotto una cosa molto semplice: che in questo paese i ricchi sono diventati molto ricchi, troppo ricchi. E che è, si è fatto il debito pubblico. E che adesso il debito pubblico, invece che farlo pagare a chi si è arricchito, con una patrimoniale, tagliando, aumentando le tasse sui grandi stipendi e sulle grandi ricchezze, viene di nuovo fatto pagare a quelli che le tasse le hanno sempre pagate. Questo è il mio dissenso con Monti, che si va a sbattere sempre sugli stessi e non si risolve il problema della, della crisi eh, e della disoccupazione. Eh, però, De se riuscissimo invece a far pagare le tasse a chi non le paga, abbiamo un'evasione fiscale penso che, su questo che vale piano oltre 100 miliardi di euro all'anno. Su questo punto non c'è il minimo dubbio che non c'è differenza, non deve esserci differenza fra le parti politiche, deve essere un grande obiettivo di civiltà prima ancora che di politica eh, economica. Io non so poi chi abbia prodotto in termini sociali il debito pubblico, se i ricchi o i poveri, certamente quello che so è vero, come dice Ferrero, che le disuguaglianze sono cresciute in questo periodo storico, non solo in Italia ma in tutta Europa. E questo è un grande problema per la democrazia, per la politica economica, per la politica sociale. Non credo però che le vecchie ricette possano essere molto utili per superare questa, questa diversità di andamento sociale. Forse bisogna inventare qualcosa di nuovo. Eh, senta, eh, De Lai, io eh, aspetti un attimo, Ferro, perché eh, siccome eh, vorrei passare al tema degli scandali che hanno investito in queste ultime settimane... Uh, alcune regioni italiane a cominciare dal, dal Lazio. Intanto mh, teme che in qualche modo possa essere coinvolta la provincia di Trento? No, francamente no, uh, abbiamo delle politiche abbastanza rigorose in questo senso, certamente dobbiamo migliorare anche noi, come regioni italiane abbiamo indicato al governo l'opportunità di fissare dei paletti, dei criteri ai quali tutti abbiamo deciso di adeguarsi, mm. però francamente non in tutte le regioni italiane si usano i soldi pubblici. Per organizzare festini mascherati eh, non è giusto così eh, io do, do atto, mi ha fatto molto piacere il Capo dello Stato che ha giustamente invitato a condannare severamente le cose che accadono su questo piano, ma anche a distinguere le regioni e la realtà delle autonomie locali, che non è una realtà di malaffare e di spreco. Quantomeno certamente non ovunque e non sempre. Ecco, non ovunque e non sempre. Allora Paolo Pagliaro prova a raccontarci laddove esistono luoghi e enti locali che amministrano con efficienza. Vediamo. Negli ultimi anni la parola più gettonata nel dibattito pubblico è stata federalismo. Pareva che quella parola avesse virtù taumaturgiche, come le parole sorelle, autogoverno, responsabilità, decentramento, buona amministrazione, costi standard. Improvvisamente, sull'onda degli scandali che hanno investito il personale politico delle regioni, il federalismo ha perso tutto il suo fascino e, nel volgere di poche settimane, è diventato sinonimo di spreco e malaffare. È quella logica del pendolo: un giorno tutto va bene, il giorno dopo tutto va male, ben descritta dal sociologo Giuseppe Derita. Scompaiono così le differenze, si oscurano i meriti e le colpe, si afferma l'idea di un indistinto sistema dove il politico è per definizione incapace o corrotto. Ovviamente le cose non stanno così. Non ci sono studi comparati sul modo in cui due regioni a statuto speciale, come il Trentino e la Sicilia, utilizzano le risorse messe a loro disposizione dallo Stato e dai contribuenti. Poiché tra i compiti della politica dovrebbe esserci anche quello di creare le condizioni perché si possa investire e lavorare, diciamo che a Trento la spesa è ben orientata. In Trentino, dove la metà della popolazione è socia di una cooperativa, l'anno scorso gli enti pubblici su un totale di 5 miliardi di pagamenti ne hanno liquidati oltre 4 entro 10 giorni. L'IRAP più bassa d'Italia è stata abbassata ulteriormente. I contributi per le imprese avviate da giovani e donne sono stati portati fino al 50% dei costi di avviamento. La diffusione della banda larga è una priorità dell'amministrazione. E se gli investimenti pro capite in ricerca e sviluppo sono di 142 euro in Italia e di 200 in Europa, in Trentino hanno raggiunto i 261 euro. È a Trento l'unico nodo italiano dell'Istituto europeo per l'innovazione ed è qui che hanno deciso di insediarsi alcune grandi multinazionali. I costi della politica sono ovunque eccessivi, anche nelle valli dolomitiche, ma dobbiamo pur dire che c'è politica e politica. Presidente dell'AI, lei quanto prende tra stipendio e benefit? Ma guardi, intanto benefit, non so cosa siano, noi abbiamo degli stipendi onnicomprensivi, un consigliere regionale, che in Trentino è anche consigliere provinciale, perché il Consiglio regionale è la somma di due consigli provinciali e ovviamente ha una unica indennità, e prende circa poco più di 5.000 euro al mese, ovviamente i presidenti prendono dal 30 al 50% in più. Ma mm. lei ha auto blu? Ma uh... in provincia, noi nella nostra provincia che è regione abbiamo un'auto di rappresentanza per il Presidente e gli assessori usano quando serve un'auto che è a disposizione, credo che ne abbiamo due o tre. Uh, Ferrero, lei fino a quattro anni fa quando era Ministro e anche deputato del Parlamento quanto prendeva? io il deputato l'ho fatto una, un mese perché sono stato eletto eh, nel 2006 dopo che sono stato nominato ministro ho dato le dimissioni da parlamentare quindi non, non lo so e ho fatto il ministro due anni questa è tutta la mia carriera istituzionale nella vita 50 anni eh, credo che fosse attorno agli 8 mila euro perché eh, eh, il, il ministro che non è deputato eh, prende di meno di un deputato e uno stipendio onnicomprensivo che non ha vitalizi, lo preciso perché io non ho nessun vitalizio derivante dalle, dai due anni in cui ho fatto il ministro. Per il resto oggi io guadagno quasi 3.000 euro al mese, 800 con un part time al gruppo regionale della federazione della sinistra del Piemonte e circa 2.000 eh, da Rifondazione Comunista. Sento della lei ha eh, nella uh, provincia di Trento, nella sua provincia, una disoccupazione, mi diceva prima, di circa del 5%. No? Quindi sì, un, rispetto po', un po' di più, siamo al 5,8% mi pare. Quindi punti, primo, al... trimest primo trimestre 2012. Quindi la metà della, della media italiana. Io adesso vorrei, eh, se è possibile, collegarci con eh, Taranto, eh, se mi dite che c'è Gad Lerner eh, che eh, questa sera trasmetterà il suo infedele eh, dalla Puglia e si occuperà dei problemi dell'ILVA. e mh, Tra poco eh, cercheremo di collegarci con lui così eh, ci racconta e della situazione eh, degli operai eh, lì eh, e anche di come sarà eh, strutturata la sua, la sua eh, trasmissione. Eh, Delai che cosa eh, ci vuole per avere? Eccolo qui, lo vedo, lo vedo Gad. Buonasera Gad, mi senti? Ah, ciao Lilli! Io ti Mi sento, sento bene. bene. Buonasera da Taranto, da Piazza Gesù Divin Lavoratore nel quartiere Tamburi con le ciminiere della più grande acciaieria d'Europa sullo sfondo, presidiate da lavoratori sotto sequestro per disastro ambientale, ponendo una questione che è nazionale. Per cui Abbiamo davvero pensato che era doveroso come dire, eh, prendere e traslocare dal comodo studio televisivo di Milano, venire qui in piazza per una volta a Taranto perché ci sono lacerazioni, quelle che una volta si chiamavano in politica le contraddizioni in seno al popolo, ragioni, interessi forti, paura di perdere il posto di lavoro ma la salute compromessa di tanta gente, eh, la politica... Intimidita, ammutolita, non si sa bene conquistare, ma eh, è una questione evidentemente nazionale Lilli quella che a Taranto si presenta in questa forma così drammatica. Ecco. Te, appunto tu tra l'altro tocchi il tema drammatico, no? Operai contro operai, eh, la salute contro il lavoro. Eh, con chi affronterai stasera? Eh, questo tema così delicato e così tu parlavi di contra... chiamamole contraddizioni, questa è molto più di una contraddizione ovviamente. Certo, perché è una contraddizione che vivono le stesse persone, le, le affronterò direttamente con loro. Abbiamo eh, il sindaco, abbiamo il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati che è proprio facente parte della Procura della Repubblica di Taranto, accusata di ghigliottina giudiziaria eh, da, eh, dal giornale della Confindustria. Stasera Squinzi, il presidente della Confindustria, ha detto che un'eventuale chiusura dell'Ilva di Taranto sarebbe un disastro nazionale, comprometterebbe molti punti di PIL, il 40% dell'acciaio eh, utilizzato dalla manifattura italiana passa eh, da queste eh, lavorazioni a caldo eh, e ci saranno i segretari dei sindacati che si sono divisi eh, perché qualcuno ha avuto il dubbio che protestare contro il sequestro operato dalla magistratura significasse solo fare gli interessi di chi di una famiglia, i Riva, uh, di cui due esponenti sono agli arresti domiciliari, la quale nel corso degli anni, di 15 anni, ha accumulato utili enormi, si parla di 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo di euro, è una fabbrica molto redditizia, l'Ilva di yeah. Taranto. Perché queste somme enormi non sono entrate? Anche nella salvaguardia di un ambiente disastrato? Ecco, a questa domanda e a molte altre eh, risponderete tu e i tuoi ospiti. Vedrete appunto Gard Lerner e il suo infedele da Taranto tra pochi minuti. E eh, tra pochi minuti sentiremo anche l'opinione dei miei ospiti su eh, chi ha ragione. Hanno ragione eh, gli operai che vogliono lavorare o i cittadini che vogliono tutelare la loro salute e l'ambiente? Pubblicità. Ferrero, lei ha detto che tra Bersani e Grillo non ha dubbi. Meglio Grillo perché? In realtà, tra Bersani e Grillo, meglio Ferrero perché in realtà sbagliano tutti e due. Questa è la vera risposta. Ho capito. Meglio lei perché ha le soluzioni a tutti i mali della no, recessione? Per, no, perché noi abbiamo un'idea di, di vedere come è iniziata la crisi, che appunto perché sì, i sì, ricchi dopo sì, e, e anche un'idea di come uscirne. Invece, Bersani sbaglia come uscirne e Grillo non dice nulla su come uscirne. Allora, in questo senso dico meglio Ferrero e usciamo dal. Chiarissimo. Da, eh, eh, che è la stessa cosa per l'Ilva, visto sì, 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 che c'era prima. Per il Presidente dell'AI, perché sono in ritardissimo, uh, lei andrà a votare per le primarie del centrosinistra? Ma guardi, innanzitutto bisogna capire bene cosa sono le primarie, perché sono ah. di coalizione ma non c'è una coalizione. Eh, io penso che prima di tutto bisogna veramente costruire una nuova piattaforma politica. Prima vedevo i sondaggi, il Presidente Monti è avanti nei sondaggi, i partiti un pochino faticano. È chiaro che c'è uno scarto fra l'offerta e la domanda politica. Va prima di tutto colmato questo scarto. Manca un'area politica che è un po' quella del popolarismo, del liberalismo, del riformismo. Io credo, che e e non io, credo che, io credo che noi dobbiamo puntare anche su nuove leadership e su nuove culture politiche e, e dobbiamo favorire una grande alleanza fra le culture politiche riformiste perché che, che ne dicano eh, un pochino tutti, nessuno ha delle ricette derivanti dal passato, bisogna che tutti quanti ci si metta in gioco. Io chi penso chi potrebbe, che mi scuso, ma chi potrebbe costruire questo progetto di diciamo, io, io penso che ci sono tanti spezzoni di progetto, tante associazioni, tante realtà, partiti che si mettono in discussione. E io sono convinto che facendo crescere questa tensione positiva che si legge: ma c'è poco tempo, alla, eh, Presidente? Certo, alla parola centro che è un po' stantia, forse anche superata, possiamo invece mettere accanto delle nuove definizioni di una per cultura esempio? che sia veramente riformista, popolare e liberale e possiamo forse dare anche al paese una via d'uscita in avanti rispetto alle secche della politica che ha portato a questa situazione Ecco, ma lei è disposto a impegnarsi in prima persona per questo progetto Guarda, politico penso... ovvero si candiderà alle prossime politiche? Questo, questo non lo so, però io penso una cosa la politica italiana soffre molto di una ristrettezza della cerchia dei propri protagonisti. C'è in giro per il paese, nelle tante realtà del paese, non solo purtroppo le cose brutte che si vedono in questi giorni in alcune realtà regionali, ma ci sono tante persone che fanno politica italiana. Quindi consenita. lei sarebbe disponibile. Io penso che se posso dare una mano in questo senso, insieme a tanti amici, lo farò. Bene, grazie. Grazie Paolo Ferrero, grazie Lorenzo Dell'Ai, grazie ai spettatori e spettatori. Adesso do la linea a Gat Lerner che, come avete visto, va in onda stasera da Taranto. Arrivederci, noi ci vediamo domani.